Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento, per leggervi una lettera ripresa dal volume numero 1 dell'epistolario di Padre Pio, che risale al 1915. Siamo al 24 giugno. Padre Pio scrive al suo lettore, padre lettore, suo consigliere, padre spirituale, padre Agostino da San Marco in Lamis. Questo epistolario raccoglie un po' tutte le lettere che Padre Pio scrive ai suoi padri spirituali e allo stesso tempo anche ci racconta quello che avveniva nella sua Pietrelcina, perché Padre Pio è a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a restare fuori dal convento. E lui subito gli scrive in ordine di quelli che sono consigli, esortazioni e l'esame da farsi ad un'anima. Mi affretto con sacrificio della salute a dare riscontro alla vostra carissima lettera, proprio per togliervi da qualsiasi apprensione che abbia potuto cagionarvi il mio lungo silenzio. E quindi racconta che lui indirizzò la lettera che aveva già chiesto Padre Agostino ad una altra sua figlia spirituale. Di che temete riguardo al vostro spirito? Ecco, fa una domanda a lui. Non sapete che Gesù è con voi ed è Lui che in voi opera il tutto? Tranquillizzatevi, o Padre, non date retta a codesti vani e inutili timori, riempite i vuoti del vostro cuore con l'ardente amore a Gesù. Umiliamoci sempre più sotto la potente mano di Dio, accettando sempre con serenità di spirito ed umiltà di cuore le tribolazioni che Egli ci manda, affinché nel tempo della sua visita ci esalti col darci la sua grazia. Gittiamo in Lui ogni nostra sollecitudine, poiché Egli ha cura di noi più che una madre non ha cura del suo pargoletto. Rimiriamo allora sempre con l'occhio della fede qual nostro angelo pio benefico Gesù Cristo, che carico della sua croce ascende il Calvario, e come Egli va a grande stento guadagnando l'erta pendice del Golgota, noi lo vediamo seguito da un immenso stuolo di anime che appresso a Lui portano la propria croce e battono la stessa strada. Ecco, uno stuolo di anime che Padre Pio chiama proprio così, una santa comitiva, nobile, augusta, pregevole e cara.